trovato posto? Hai prenotato? Allora niente, piedi sui ceci. Fra 5 minuti iniziamo, perché forse lo sapete, ma siamo in diretta in tutto il mondo. E dico mondo perché dagli Stati Uniti ci vedranno, quindi dobbiamo fare un po' di countdown. Quelle scene che si fanno tanto per yeah, no? -4. Questa è la telecamera che abbiamo, anzi che la biblioteca ha, che è questa. Marco, ecco, lo vedete? La telecamera inquadra quello che è il palco, ma su questo schermo arriveranno anche i contributi di cui abbiamo bisogno per raccontare Vincenzo. E vedrete che sono contributi molto vari. Io ho preparato, grazie a Valeria e a Paolo Strino, ho preparato una scaletta, quindi mi siete tutti testimoni, però fra un po' la posso buttare anche via, perché tanto, cioè nel senso, non torneranno mai. Abbiamo richieste per 85 minuti di contributi. Non mi è mai capitato. Cioè, non mi è mai capitato lanciare un appello e dire mi mandi qualcosa, mi mandi, di solito 1, 2, poi tutte le altre cose le devi mettere tu. Ho 85 minuti di contributi. Ho detto a Valeria, dove cominciamo a tagliare? Se no non possiamo parlare. 85 minuti. Che cosa succederà? L'abbiamo detto, noi cominceremo a raccontare non dei Dennis come gruppo musicale, ma di Vincenzo con i Dennis e le altre cose che ha fatto. Perché se dobbiamo parlare dei Dennis, penso ci voglia una settimana, 24 ore solo di cose, che solo per raccontare 2000 concerti che hanno fatto. Più ci sono gli spettri, più ci sono le rottamazioni delle auto. Tarzan, mitico batterista che ha bisogno di un applauso. Duemila concerti, cioè pazzesco. Ma come no? 2000, io non rimane, ne ho persi 500. Quindi cercheremo di alternare musica, ricordi, a una cosa che succederà sicuramente, che è questa, cioè la commozione. Cioè io questo ce l'ho portata di mano. Cercherò di fare 5 minuti di chiacchiere, 5 minuti di musica, 5 minuti di chiacchiere, 5 minuti di musica, tanto per dare un po' di ritmo. Vediamo se ci riusciamo. 17:10, io direi che possiamo qua. Ah, tu stai caricando il video, quello fatto al Palagi? Cioè, va bene che ti ho salutato, però che tu ti debba infiltrare. Cioè, come te l'ha detto? Ma lui chi è? È il nostro bibliotecario. Sì, lui chi è? Allora, tutti i posti ci sono. Marco, sei pronto? Stai caricando l'ultimo? Vabbè, aspettiamo un paio di minuti, eccetera. Vediamo di finire per le 6:40, 7:15, perché poi alle 7, essendo questo un luogo pubblico, chiude. E chiude per forza perché parte un jingle tipo l'aeroporto. State andando, entro 5 minuti uscire tutti, eccetera, eccetera. Ovviamente per chi vuole trattenersi nel chiacchierare, poi ci vediamo di sotto, tanto c'è un bellissimo giardino. Gerà, che sei pronto a fare sto lavoro? No, è che se tu me lo blocchi, io quello c'ho di tecnico. Ecco, guadagniamo tempo vedendo i padroni di casa che ora che cosa ci raccontano. Io non racconto niente perché ha già raccontato tutto Giancarlo. Vi do il benvenuto alla Biblioteca Nuova Isolotto, che è una biblioteca di pubblica lettura. Siamo molto felici di ospitare questa iniziativa. Siamo molto felici di vedere che siete numerosi, quindi vi do di nuovo il benvenuto. Chi non è iscritto alla biblioteca e volesse farlo, è possibile farlo giù al piano terra. Quindi non vi rubo altro tempo e do subito la parola a Giancarlo. Di nuovo grazie a tutti. Buona serata. Lello, dov'è Ugo? Ugo, eccolo là, eccolo là.
Paolo Strino, Tarzan l'abbiamo già annunciato. C'è un'arpa che uno che non conosco mi ha portato, signor Corsi, io che me ne faccio di quest'arpa, eccetera. E poi c'è Valeria. Non lo voglio. Ci siamo? Fammi vedere. Che faccio? Il countdown? Gli americani sono pronti? 5, 4, 3, 2, 1. Siamo in onda? Dimostrami che siamo in onda. Benvenuti alla Biblioteca Isolotto, Biblioteca Canova dell'Isolotto. Ci siamo. Oggi parliamo di... Eccolo qua. Parliamo di olio. Sembra olio. Sembra olio. Parliamo di Vincenzo, di Dennis, perché 3 anni fa ci ha lasciato fisicamente. Però, come hanno detto persone molto più importanti di me negli ultimi 150 anni, non si muore mai se si lascia un ricordo. Questo è il ricordo. Come fai a dire che è morta una persona, che è morto qualcuno che ci ha raccontato qualche cosa? Allora, se anche dagli States siamo pronti, io direi che possiamo iniziare. Marco, poi gli applausi arriveranno tutti in una volta. I saluti da parte della biblioteca sono arrivati. Lì c'è il direttore che si chiama Emiliano Rolle. Vuoi sentire come applaudono la tua direzione? Devono applaudire la biblioteca, che è un luogo aperto, democratico, popolare e cablato. Meglio di così non si può avere. Partirei con l'assaggiare quello di cui stiamo parlando. Quindi la scaletta mi dice che abbiamo, oltre a un video e dei saluti, abbiamo un contributo da parte del signor Nicola Menicacci, che è sconosciuto per i più, però ora vediamo chi è. Io mi sposto, vediamo se funge, così Valeria ci racconti chi è.
Questo era Vincenzo. Quanta gente l'ha incontrato sull'autobus. Ora però tu mi devi raccontare velocemente chi è Menicacci. Io lo conoscevo appunto tramite i racconti del babbo, poi come vi dirò più avanti, insomma il babbo mi ha sempre raccontato delle pillole, quasi come se avesse voluto tenere un lato diciamo più nascosto e più favoloso, perché a volte nelle cose che faceva, sia nella musica ma anche nella scuola, perché no? Ne aveva fatte così tante che neanche lui ci credeva, guardandosi indietro diceva no, non è possibile. E io proprio a partire da Nicola Menicacci ho ricominciato a costruire storie che avevo sentito e storie che non avevo mai sentito, e la musica e la scuola e l'affetto che aveva per i suoi ragazzi e questa unione che insomma è forte, è quello che mi ha dato la forza in questi 3 anni. Cioè sapere che veramente un tassello di lui è in tutte queste persone che sono qui, in persone che non sono qui fisicamente ma che mi hanno scritto, e questo è veramente lo scopo, no, di ognuno di noi, quindi lasciare quel poco che abbiamo, quel tanto che abbiamo, e continuare a vivere in questo modo. Ecco, e Nicola, la testimonianza di Nicola a partire da quel giorno lì è stata per me questo, quindi un modo per poter ricostruire un po' per volta l'operato. Io e te abbiamo avuto un coraggio oggi a rompere il ghiaccio che è unico, eccetera. Sdrammatizziamo, scusami Bobby, non ti avevo visto purtroppo accanto al Melani, cioè tu mi distrai, cioè nel senso, come sta? Questa è la futura generazione, visto? Allora, a beneficio di quel 3,7% di voi che non sanno chi erano Dennis and the Jets e come si scatenava Vincenzo quando c'aveva i capelli, chiedo alla regia di Marco se mi mandi in onda quello con Fazio. Ecco, vi ho già detto chi è che lo presenta. Fazio, che è irriconoscibile. Allora, se sei pronto, questo è Gori, vai su Fazio.
Oh yeah! Bravi! Bravo, Harry! C'è qualcuno invece che con i ricordi con la tarandella invece si è fatto un po' di rock and roll, l'hai visto? Ha fatto proprio il passaggio. Cioè. Allora, questi erano Dennis and the Jets, nemmeno una delle primissime apparizioni, però come sono nati Dennis and the Jets? E prima dei Dennis ci sono gli Spettri. C'è una persona che in studio li ha seguiti e fortunatamente è qui, quindi io vi chiedo un applauso per Sergio Salaorni, che è laggiù in fondo, eccolo, venga a raccontarci come produttore, lei come ha lavorato in studio? No, il microfono, o un produttore discografico che non conosce i microfoni? Vai. No, io voglio dire, allora, innanzitutto come sono nati loro, lo sanno loro. Io li incontrai dopo Quelli della Notte, il programma che fece con Arbore, perché Daniele Trambusti doveva fargli il fonico a Milano, disse guarda non ci sono, facci te. E a me non è che mi garbavo tanto il rock and roll, vi dico la verità, io mi garbava i Zeppelin, mi garbava il progressivo, mi garbava questa musica, gli Spettri mi sarebbero garbati a bestia, per esempio. Perché mi piaceva proprio per me il rock and roll era Elvis Presley, mi ha garbato. E quindi dissi, va, è la verità, aspetta, è la verità. Ma, cioè, mi sembrava un, ecco sì. Poi quando vidi loro dai vivo, cominciai anche a rivalutare il rock and roll. Più che altro cominciai a rivalutare Scottie Moore, per esempio, come chitarrista, ma soprattutto mi divertì a bestia, quello di sicuro. E cominciarono i nostri viaggi in furgone, i nostri psicodrammi, perché quando si andava in giro e si stava via 4-5 giorni, il vero spettacolo non era loro che suonavano, era noi che si parlava in macchina. Quel furgoncino con la cosa, con il vanette, carico fino al midollo, in un spazio piccolissimo si riusciva a metterci ogni cosa e ci si divertiva a bestia. Poi in studio, vabbè, in studio loro sono facili da registrare, abbiamo fatto addirittura poi all'Arione l'ultima registrazione che abbiamo fatto su multitraccia, sul digitale, prima addirittura che si prendesse e che si cominciasse a lavorare su hard disk e recording, quindi su Pro Tools, si fece questo disco, se ne fece due, uno con David Cecconi, ti ricordi del disco con David Cecconi, e un altro che purtroppo non è mai uscito, con un sacco, assolutamente, sono diversi di inediti, ha voglia di roba, ha voglia di roba, sì, c'è più inediti e editi, certo è così, è un cacchio, una quantità notevole, e poi niente, quello mi sono divertito, anche perché, vi ho detto la verità, io le prime cose sono fatte con Ernesto è stato uno dei fondatori, diciamo dei fomentatori di fare i prodotti, di fare le produzioni di Dennis and the Jets, ma aveva un carattere, diciamo, un po' simpatico, che non si prendeva tanto con Enzo. Quando poi si fece le ultime registrazioni, le feci io, allora mi divertì a bestia perché si voleva fare che cavolo ci pareva, cioè questa è la verità. Non sentivo, bisogna smettere, bisogna finire, ma se la cosa non va bene si rifà. Questo era il concetto. Si fa buio, io l'ho ben elevato, ma fate una domanda dello studio. Se si fa la domanda dello studio non finisce più. Se poi invece hai altre domande, fammi altre domande. No, altre domande dopo quando? Nella vita, nella seconda vita, la vita prossima, ho capito, vabbè. Vabbè, che... Rimani. Che sistema operativo utilizzi in Pro Tools? Vai, abbiamo capito i semini quali sono stati per crescere. Ma poi è uscito un libro che si intitola Firenze suona, che ha raccontato un po' di quel periodo a Firenze, rock and roll piuttosto che tutti i generi musicali, a dimostrazione che insomma veniamo da lontano. La persona che ha scritto questo libro, che è con noi, si chiama Elisa Giobbi, assieme a Sauro Chellini, che ora li chiamiamo, è riuscita anche a intervistarli in sala prove. Non so se voi vi ricordate questa intervista,
perché soprattutto nella prima parte, ovviamente è un'intervista lunga, però nella prima parte c'è un aneddoto bellissimo che è quello di Arbore. Dico solo questo. Fermo lì, ti faccio morire. Allora Elisa, se vuoi venire ci racconti questa intervista. Sauro, alzati solo per dire che ci sei anche tu, eccolo lì. Come vedi non ti ha applaudito nessuno, perché giustamente chi se ne frega di Sauro. Qualche anno fa esce questo tuo libro, poi ne hai fatti tantissimi altri, però questo è dedicato a quello spaccato, cioè Firenze suona. Poi hai preso ispirazione, addirittura tutto il tuo lavoro si chiama Firenze suona. E poi voglio sapere da te, non che cosa dice l'intervista, come l'hai realizzata, come si sono dimostrati? Sì, allora il libro è uscito nel 2015. In realtà questo libro, da cui poi è nato tutta una serie di cose, tra cui un contest, tra cui un'associazione culturale e tante altre cose, in realtà doveva essere non un libro ma un documentario. Per cui noi iniziamo a fare queste riprese, tra l'altro con musicisti, perché appunto con me c'era Angelo Teardo degli Strange Fruit, Johnny Dall'Orto, insomma tutta una serie di personaggi che gravitano anche nella musica. E quindi dovevamo fare questo documentario e mi era stato consigliato anche, insomma, ed era una mia idea fin dall'inizio, di non soffermarmi agli anni 80 fiorentini, perché di quelli se ne è parlato tanto, ne hanno parlato tanto altre persone molto più titolate di me, e quindi insomma di fare più una ricognizione ad ampio spettro che andasse appunto da Narciso Parigi fino appunto al 2015. E una delle prime persone che poi contattai fu proprio Vincenzo, che non conoscevo e che fu subito veramente straordinariamente disponibile. Quindi ci incontrammo in questo bar vicino a casa mia, che è il Crociani, in questa saletta, e lui mi portò veramente tutto, mi raccontò veramente tantissime cose della sua vita, il suo lavoro come professore, la sua passione per la musica, tutto quello che avevano fatto con il suo gruppo. Quindi dagli Spettri, Dennis and the Jets, veramente tutto, mi portò tutta una serie di gadget, di cose, mi parlò di Paolo Strino, appunto, mi parlò di tantissime cose e quindi decidemmo di fare l'intervista e facemmo questa intervista che mi ricordo ancora, insomma sono passati un po' di anni, però fu molto buffa, adesso la vedete e poi mi dispiace molto perché poi Vincenzo se la prese un po' del fatto che io poi non ci fu modo di chiamarli durante le presentazioni del libro, però chiaramente i gruppi che chiamavano erano gruppi che potevano agilmente venire a una presentazione, per cui non formazioni insomma complesse come quella dei Dennis and the Jets. Però ecco, ricordo un'estrema disponibilità, una grande generosità e una estrema passione per la musica e per quello che facevano, in cui lui credeva veramente molto. Questo è quello che mi ha trasmesso nel poco tempo che ho avuto modo di conoscerlo. Dai qua, mettiti là, mettiti da una parte. Allora, ovviamente, essendo documentario il girato, mi immagino sarà stato ore e ore, tantissimo tempo. Noi vediamo solo un pezzettino ed è quello con una storia bellissima di una telefonata. Allora, se Marco è pronto, dovrebbe essere nominato. Eccoci.
Mediaset, tutte importantissime, fra l'85 e il 92-93. Tutti i grandi, se andate su YouTube c'è una serie di filmati, non so chi l'ha messo, però lì, ce n'è uno fatto con Alba Marietti prima della trasformazione, no? Prima che diventasse poi abbiamo fatto tutte le trasmissioni, poi con Paolo Villaggio, con Luciano Vispoli, poi con Gigi Sabani, straordinario, persone ci invitavano perché c'era un gruppo di immagine e di musicalità abbastanza interessante. Chi è che ha fatto cadere Raffaella Carrà? Lui, raccontaglielo un po'. Non lasciamo fare, c'è costato proprio ci hanno buttato fuori dalla Rai, prima ancora di Benigni, ma poi è questa idea, allora c'era un po' burlone, così come al solito, ci si diverte, non so, sul palco. Allora so che se me lo disse qualcuno di fare, no, lo fece a me, l'ho fatto io, la colpa mia. No, uno potesse, la presa in collo, così, ma proprio si ascolta un po' in terra, sicché lei, diavolo, se ne sa malissimo, una scena bestiale. Però, insomma, lei poi dopo ci ha più chiamato. Cioè, scusami, cioè, tu hai preso in collo Raffaella Carrà, te è scivolata. Ma scusa, non ha fatto Benigni, lo posso fare io. Ho capito, cioè, voltiamo, però. Chi è stato a dirmi di prendere in collo Raffaella Carrà, secondo te? Non si sa. Colui che ci guarda, non ci si immagina. Bellissima Elisa, bellissima, una pietra su cui riflettere veramente. Grazie a te, grazie. Un saluto a Elisa Giobbi e a Sauro. Una delle prime volte che ho sentito parlare di Dennis and the Jets è stato in televisione perché ho visto un videoclip. Noi abbiamo questo videoclip, ma abbiamo anche il produttore di questo video, tutta una carambata qua, c'è una carambata. Di cognome Fassalaorni, dovrebbe essere il fratello di Sergio Fonico e Alessandro. Vieni, eccolo. Anche tu l'hai beccati all'inizio. Il videoclip che vediamo è di quel brano storico del rock and roll che è Matto. Se ci racconti un po' dietro le quinte, dove è stato girato, queste peculiarità qui. Sì, intanto volevo dire che io appresi della morte di Enzo da te, so se ti ricordi. Quando arrivò il messaggio, Enzo è sul picco dell'Aquila, è volato sul picco dell'Aquila. Ecco, io ero appena tornato dall'ospedale con il Covid, ero appena tornato e dissi perché no, le case della vita, no, sei come un soldato in trincea e l'accanto muore e te no, perché? Non si sa. E per me fu una cosa veramente, cioè, ti lo scrissi e ce l'ho ancora la cosa, cioè, sono prostrato, ero veramente prostrato, perché per me Dennis and the Jets era un pezzo della nostra storia, un pezzo dello studio, veramente era una cosa importantissima. Quindi questa è stata una cosa, volevo dire che faccio un pochino, come dire, mi scarico un po' da questo punto di vista, lo so che lo butto sugli altri, però... No, allora, sì, il video Dennis and the Jets parte, in quel periodo noi nel senso come gruppo di realizzazione del video, eravamo veramente, come dire, in qualche modo molto interessati all'estetica del Batman di Adam West. Per l'appunto, Bobby anche gli assomiglia pure Adam West, assomiglia anche Adam West, praticamente. ma è ovvio. E io ho delle immagini praticamente per capire poi, vedendo poi il video successivamente, si capisce dov'è l'ispirazione. Ecco, l'ispirazione è questo perché tante persone pensano che queste, tutti l'avranno visto così, che pensano siano cose realizzate male. No, in realtà c'era una precisa volontà di
di realizzare, diciamo, questo tipo di, negli anni 60, questo tipo di Batman qui praticamente, che è un Batman ridicolo, perché è un Batman che poi in realtà, cioè, non ha nessuno però qui si vede le scenografie, si vede i colori che venivano utilizzati, e vai a quella successiva dove c'erano i titoli, esatto, questo è il titolo del lungometraggio, perché loro avevano fatto prima un lungometraggio e poi arrivarono tutti la serie televisiva, perché era una serie televisiva a puntate, era praticamente. Qui questo è un pezzo di titolo e qui si capisce bene che gli sceneggiatori di Batman avevano l'intenzione di fare qualcosa di ridicolo, no? Infatti. E quindi, diciamo, quella qui fu una cosa che ci piacque molto perché loro erano particolarmente adatti, praticamente, non perché fossero ridicoli, ma perché erano simpatici, come del resto, cioè in qualche modo erano simpatici ad Adam West, cioè tutte diciamo, la produzione era fenomenale, per me era fenomenale. E quindi adesso potete vedere il video e vedete che se c'è un legame, ecco. Quindi, diciamo, banalmente ispirato a questo lavoro. Sì. Perfetto. Ora lo giudichiamo. Pronti? Rimani lì, vai. Matto.
che va via una donna? Non lo so. Il bello. Ho una domanda tecnica e poi corriamo. Dove è stato girato? È stato girato in uno studio che all'epoca avevamo a un terzo piano di un palazzo a Castello, nella zona di Castello. E è uno spazio grande, ve lo ricordate praticamente. Lì abbiamo ricostruito le scenografie, perché all'epoca non è che si potesse fare in altri modi. Le cose andavano fatte. Cioè. Certo, ovvio, per il rumore che facevano. Ale, grazie. Alessandro Salaorni, Larione 10. Ora vi spiego, sono dei discolaci. Vi spiego questa parte qui, perché avete capito, qui si chiacchiera, qui si vede, eccetera. Questa parte qui prevede anche degli strumenti strani, faccio finta di non conoscerla, eccetera, ma prevede anche un altro fratello flagello, perché si flagello, con la figlia di un flagello, quindi un flagello totale, eccetera. Secondo me, voi avete preparato qualcosa per noi di cui non so assolutamente nulla. Annunciacelo. Dunque, vuoi parlare te? Abbiamo preparato un brano che mio fratello Dennis ci teneva molto. Da quando mio fratello Jerry fece l'ultimo film con Fellini, facemmo subito una canzone, La voce della luna. Ed è stasera Valeria la canta insieme a me con la chitarra. Io faccio musica sperimentale. Perciò, da qui in avanti, chi mi vuole solamente sperimenta. E poi Dennis faceva, tutte le volte c'era concerti, faceva: mi raccomando, Lello, non fare esperimenti, fai gli assoli normali. Ora sono rimasto solo ed io faccio musica sperimentale. Quindi l'epoca, mi sa che sta per partire, l'epoca musicale è finita solo la prima parte, cioè nel senso che qui ci saranno altri 40 anni di musica sperimentale. La voce della luna è l'ultimo film di Fellini, nel quale qualcuno di loro ha fatto un cameo. Quindi andate a rivedervelo e vedrete. È già partito, è sperimentale. Io però avrei bisogno del vostro aiuto a questo punto, no? Perché chi conosce questa canzone sa che c'è un coro. Quindi provate ad aiutarmi, perché a un certo punto nel ritornello avrò bisogno di voi. Sì, è certo, a questo punto. Quindi io provo il ritornello che fa così. La voce della luna. E voi dovete rispondere. La voce della luna. Provate? Ci siete? Proviamo, vediamo. La voce della luna. La voce della luna. La voce della luna. E voi vi fermate, va bene? Basta uno. Bene, perfetto. Abbiamo fatto la prova. Vediamo che cosa viene fuori. Quante domande,
quanti perché. A un tuo sospiro lei, come ogni notte, parlerà la voce della luna. La voce della luna. La voce della luna. La voce della luna. Come in un film. La via ti svelerà l'oscurità. Alla tua voce brillerà la voce della luna. La voce della luna. Luna che in alto stai, su dammi lo shock di un caldo brivido che il vento porterà con sé, la voce della luna. La voce della luna. Signora. Avete sentito il diavolo? Rimaniamo, si sente? Si sente? Sì. Allora, rimaniamo sul serio, cioè, rimaniamo sul serio. Voi siete andati da Arbore, come abbiamo intuito, eccetera, perché dovete dire grazie a una persona. Questa persona ce l'abbiamo. Altra carambata, chiappa pure questa, così. Cioè. Abbiamo anche la registrazione, ci racconterà alcuni episodi, abbiamo anche la registrazione di quella primissima volta che siete stati da Arbore. Ovviamente la qualità è quella che è, l'abbiamo capito, sono vecchi 40 anni, eccetera. Questa persona che voi due dovete applaudire mentre la chiamo, si chiama Donatella Lamprese. Dov'è? Quanto ci è costata farla venire qui, volo aereo dall'Argentina, dico un po' di cose così tanto per... Guarda che ti ringraziano ancora. Per me è un'emozione questa che non ha... Aspetta, saluta questo che fa musica sperimentale, ti può servire nel futuro, un tango sperimentale. E Donatella, siamo... Vabbè, questo. Fece con noi l'ultimo dell'anno insieme a Arbore e cantava un pezzo di Nancy Sinatra. Sì. Boots for Made for Walking. Ma fatto solo. Aspetta, non ci bruciare tutto. Allora, il prossimo disco di Donatella Lamprese, che sarà Tango Argentino Sperimentale, giustamente, che se no non ce lo leviamo più di torno. Allora, tu ci hai portato questo filmato, ok? E dico a chi si occupa di musica e fiorentinità che io l'ho beccata ovviamente nei vari contest e la riconosceremo, forse ha suonato anche con te qualche contest con i Dinamo, cioè, tutte quelle selezioni, rock contest, eccetera. Allora, parlaci di questo filmato, cioè, guarda me, non guardare loro. Allora, guardo te... Poi mi emoziono però se ti guardo perché te mi metti sempre in certe situazioni. Allora, intanto io vabbè sono emozionatissima perché per me, cioè io non rivedevo loro da 30 anni, quindi veramente, eh sì,
30. insomma. No, 40, no, 40, no, era l'80. Niente, è stato un pezzo della mia vita artistica che rimane indelebile proprio nella mia esperienza, perché io ero allora la leader di un gruppo rock che si chiamava Esprit Nouveau e quindi portavamo in giro appunto le nostre canzoni, io scrivevo i testi, scrivevo le musiche e una sera al Salt Peanuts mi vide Ernesto De Pascale, è stato così. Ed Ernesto disse, ma che voce, eccetera, eccetera. Dice, no, devi conoscere assolutamente questi ragazzi fantastici. E così io cominciai, feci delle prove con loro e fu divertentissimo, fu veramente stupendo. E a quel punto poi andammo a Doc, ora non mi ricordo come, insomma, da Gegè Telesforo. Era questa trasmissione, sì? Ah davvero? Io questo non l'ho mai più visto. E niente, fu lì che, niente, io tutta vestita, poi mi vedrete insomma, con un po' i capelli sempre più o meno. Però fu un'esperienza veramente divertente, loro fantastici. Enzo, io devo dire che, vabbè, una testa, un cuore, laddove proprio c'è il cuore e c'è l'anima e c'è il cervello, perché lui riusciva veramente a gestire anche tutti i fratelli, lo possiamo dire, in maniera veramente... No, ma davvero, perché lui era... Cioè aveva una testa... no, io lo so. E con lui ci siamo continuati a sentire fino a poco prima poi che lui lasciasse questo pianeta e lui mi scriveva e mi diceva che brava, che stai facendo, sei in teatro, ti voglio venire a vedere, mi ha sempre detto delle cose bellissime e niente, andammo a Doc e poi appunto ci divertimo, io avevo un completino che appunto se c'è di nuovo deve essere divertentissimo e poi niente, lì arrivo a Arbore e disse quella ragazza mi piace, la voglio la notte di Capodanno e fu così. E io insieme a loro andai poi la notte di Capodanno e indietro tutta. E questo è quanto. Allora, non è poco, cioè nel senso... Cioè, però prima di vedere il filmato, visto che abbiamo in scaletta, chiederei al rappresentante del comune, uno dei due rappresentanti del comune, perché questo evento è grazie al comune di Firenze, ci ha dato anche la biblioteca, ed è il presidente del nostro quartiere, si chiama Mirko Dormentoni, se vieni un attimo. Ecco, ti va. È uno dei due rappresentanti, l'altro ha cantato rock and roll, quindi dopo ne parleremo, eccolo lì, Dinamo. Ma tu avevi la sensazione che venisse così tanta gente per ricordare una persona e venissero fuori tutti questi episodi? E ti ripeto, io sto tagliando perché ce n'è tantissime. Infatti, poi chiude la biblioteca. No, non avevo la sensazione di questa cosa così bella e così partecipata e sono davvero felice di avere tutte queste persone qua oggi che mi sembra che poi rappresentino anche un po' una grande famiglia, si può dire, e anche una comunità, perché ora parlavo prima con Enrico, Zoe, e insomma ci sono tante persone che si conoscono e che si riconoscono in una storia e credo anche in dei valori, perché poi... La vostra musica è una musica che ha rappresentato, come dire, un movimento a Firenze e più in generale. E poi comunque mi sembra, insomma, che la capacità di condividere la gioia, la solidarietà con la musica, che è uno strumento di dialogo mondiale che va oltre ogni barriera, insomma, ecco, non la voglio fare troppo grande, però... Mi sembra che si possa parlare anche di valori. Si possa parlare anche di valori. E comunque di un pezzo di storia importante della nostra musica italiana e di Firenze. E quindi il fatto che stiamo ospitando qui, oggi, nel quartiere 4, in Biblioteca Nova Isolotto, questa cosa a me mi riempie di gioia. Quindi vi ringrazio Giancarlo, ringrazio tutti voi, tutte voi, davvero. Sto conoscendo delle cose che non conoscevo. E anche se ora fra poco l'organizzazione della festa di compleanno dei 18 anni di mio figlio mi farà scappare via, però grazie davvero, davvero. E vi invito, approfitto per invitarvi, alcuni di voi sicuramente conoscono già questo luogo, però altri no, e quindi vi invito a tornare, perché la nostra Biblioteca Nova Isolotto è uno dei luoghi di cultura e di socialità
più importanti della città metropolitana di Firenze. Ecco, fatemelo dire così. Non è solo una biblioteca di quartiere, ma è un luogo dove facciamo un sacco di cose belle e a cui è spesso molto interessante partecipare per dare un contributo e per imparare e per ascoltare. Le cose che organizza Giancarlo sono sempre molto, molto belle, molto efficaci. E quindi insomma è anche un invito a stare con noi nel nostro quartiere 4, che è uno dei quartieri più partecipati e più vivaci della nostra città, e che è una delle città più belle del mondo, e quindi di conseguenza il quartiere 4 è il quartiere più bello del mondo, non fa una piega, no? Per la capacità, la proprietà transitiva, Mirko, l'altro Mirko non me ne avrà, anzi sarà d'accordo sicuramente con me, e poi Mirko dirà che Santo Spirito San Frediano è il quartiere più bello, più cool. No, ora non la faccio più lunga, ma davvero un grazie di cuore e ancora buon divertimento e buon futuro a tutti noi. Con la musica sperimentale. Allora, torniamo indietro con la macchina del tempo. Marco, sei pronto? Vediamoci, questo qui è ancora matto, vediamoci. La Donatella si riconosce dai capelli. No. Eccoci.
Yeah. No. Sei stata l'unica cantante donna, vero? Oh, io sono stata l'unica che avete accettato. Sì, l'unica, veramente, qua, incredibile. Allora, lei ha affibbiato un soprannome. Lui affibbiava i soprannomi a tutti, no? Anche lei subito, Giù di Lampo. Chi l'ha capita? La ridico, poi ve la scrivo, Giù di Lampo. Ma c'è Marco che è meglio che non vai al posto perché ho visto. Allora, rimani qui perché la scaletta la ristravolgiamo, quindi puoi riposarti per 4 minuti, perché anticipiamo una cosa che succederà nelle prossime giornate. Avete capito che la storia di Vincenzo, la storia di Dennis, degli spettri, della musica fiorentina, eccetera, è talmente tanta che quasi quasi io scriverei una biografia. Io mi è venuta voglia di trovare qualcuno che raccolga tutto questo materiale, che ne è tanto, ed esca un libro. Paolo Strino. Facciamo così. Io ti presento la figlia di Vincenzo. Vi mettete d'accordo, vi scambiate informazioni, fate una scaletta. Lui fa ovviamente musica sperimentale sotto, tanto per eccetera. E tu fai una biografia. Ti piace questa idea? Ma l'hai già fatta? Allora, intanto buonasera e nulla. Allora, diciamo, prima di iniziare di dire qualcosa su questo lavoro che ho fatto insieme a Valeria, chiaramente mi ha aiutato tantissimo, quindi il libro è anche suo. E io voglio dire due cose appunto su Vincenzo, perché appunto io loro li ho conosciuti fine 2007 e facevo un programma a una radio che non ascoltava nessuno. E vennero appunto Vincenzo e Stefano, perché io contattai Stefano per l'appunto sul sito del gruppo, e praticamente già a fine serata eravamo amici, non lo so, comunque penso di sì. E praticamente alla fine della serata venne fuori: ma perché, dato che mi interessavo anche a fare provare a fare dei video, disse: buttiamoci un documentario tipo Buena Vista Social Club, facciamo Dennis Club o qualcosa del genere. Quindi nulla, si partì con una videocamera piccina, andai subito a vederli, subito mi accolsero benissimo, Mauro come al solito mi stroncò subito, ma insomma, però insomma fu un'esperienza bellissima. In un anno li ho ripresi insomma, in tutti i posti, nella cave, nella loro cantina, che sarebbe da parlarne anche di questa cantina che dovrebbe diventare un monumento nazionale, ma insomma va bene. E poi nulla, mi hanno aiutato tantissimo, sono entrato, mi sento proprio con loro, c'è un affetto veramente grandissimo nei loro confronti. Sì. Cioè, voglio dire una cosa su Paolo, ragazzi. Allora, Paolo non solo è un grande amico, è una persona incredibile, però è stato quello che ha risuscitato gli spettri. Cioè, questo va detto, dai, su. Quindi, capito, che eravamo nell'aldilà, ci hai fatto reincarnare un'altra volta. Allora, noi avevamo questo nastro che stava registrato nel 72, che quel ragazzino laggiù teneva l'incantina, eccetera, e stava marcendo più o meno ormai questo nastro. E che lui disse: ma sai che, dammelo, lo mettiamo su un CD, così non si rovina. Venne fuori questo CD, da questo CD è finito nelle mani di Paolo Nuti, no, Daniele Nuti, esatto, che è un DJ di Prato e fa progressive. Da lì è arrivato la Black Widow a Genova e lì sono arrivati gli spettri, per cui, ragazzi, senza Paolo... No, perché era bellissimo, è un disco bellissimo, quindi non poteva non uscire. Poi io non è che sono né un musicista né nulla, ho sempre ascoltato musica fin da piccino, quindi insomma a mio piacere pensavo questo deve uscire per forza. Comunque, stringendo la cosa, insomma, li ho seguiti, gli ho rotto le balle per giorni, per un anno, eccetera. È uscito questo video con l'aiuto di Clara Hoffman, che è qui, che ha fatto un montaggio bellissimo, veramente proprio meraviglioso, con la quale abbiamo girato anche un videoclip, L'Abito Blues, che poi magari se abbiamo tempo facciamo vedere, perché sì, è proprio bellino.
E poi nulla, proseguito il rapporto, io ho continuato a seguirli, andavo da sempre, questi dicevano, ma questo è che vuole, insomma, comunque hai fatto il video a rompere più. E invece, insomma, Vincenzo era diventato un rapporto veramente fraterno, cioè diciamo fratello maggiore, noi ci sentivamo tutti i sabati praticamente per raccontarsi le cose. E insomma ora qui insomma è bene insomma vado avanti perché sennò veramente mi commuovo e specialmente in quei giorni lì io praticamente l'ho sentito fino al giorno prima che entrasse in ospedale, quindi insomma per me è stato dura e niente e poi nulla dopo un anno o due insomma ho pensato di fare questa cosa perché dovevamo farla insieme e quindi io questo libro l'ho fatto per lui. Però per loro chiaramente, perché ripeto, per me è lo stesso, son veramente delle persone eccezionali. E la Valeria mi ha aiutato tantissimo, devo dire, mi ha fatto proprio. Quindi, insomma, se vuole dire qualcosa lei, perché io ce la fo più. Esatto. Grazie, Paolo. Sì, ecco, per me è stata un'esperienza importante quella di poter revisionare, in parte un po' anche contribuire alla scrittura di questo libro, che è un volumetto prezioso. Beh, in primis perché come tutte le storie di una band è la storia di una vita, quindi questa è la cosa fondamentale. E nonostante gli screzi, nonostante ecco, i litigi, l'aver percorso questa strada insieme è la cosa fondamentale. E poi per me è stato proprio un modo per poter rimettere insieme tutti quei tasselli, tutti quei racconti che conoscevo, che non conoscevo, quindi scoprire delle cose nuove, perché come vi dicevo il babbo aveva tenuto tutto dentro di sé, ricordava tutto, ma a volte gli sembrava impossibile aver fatto così tante cose. E quindi per me è stata questa la cosa fondamentale, il mio contributo è quello di averci inserito degli aneddoti familiari, ve ne racconto uno, così per farvi capire. Era il pomeriggio del 3 novembre del 66 e il babbo era uno scout e aveva questa missione, doveva andare con i suoi compagni di squadra lontano da Firenze. Ora mio nonno che lavorava alla pelle in quei giorni lì non sarebbe stato a Firenze e doveva andare a Sant'Antimo che era il paese che aveva dato i natali alla mia nonna e la nonna, insomma, da madre di numerosi figli, si preoccupava, dice ma se non c'è il babbo e succede qualcosa, come facciamo? E mio babbo, che era piccolino e testardo, si incaponì e disse io voglio andare, voglio uscire con la mia pattuglia di scout. E è una cosa nota che, insomma, soprattutto le mamme napoletane abbiano questo potere. E lanciò la maledizione, ad avenio padabate dell'acqua, che significa deve arrivare il padre abate delle acque, cioè proprio un acquazzone. Il 4 novembre del 66, ahimè, sappiamo che cosa è successo. Quindi ecco, il mio compito è quello di raccontare anche questi aneddoti del dietro le quinte. Quindi insomma, esatto. Quindi io ringrazio Paolo per avermi dato questa possibilità perché per me è stato davvero importante e insomma rinnovo il ringraziamento a tutti voi per essere qui. Voglio dire un'ultima cosa perché ci sono anche insomma ex alunni, colleghe del babbo, che il babbo ha sempre, fino a un certo punto della sua vita, ha sempre voluto tenere separata la musica dalla scuola. Mi raccontava che insomma quando era più giovane faceva queste serate, non dormiva la notte, faceva lunghi viaggi e grazie a Roberto Buoni insomma riuscivano a stare svegli perché gli altri fratelli, da quanto so, e l'ho visto in effetti, si addormentavano sempre. E quindi serate di lunghe chiacchierate, lui arrivava a scuola stanco però con l'entusiasmo che insomma chi l'ha visto in classe può testimoniare, e quando i ragazzi gli chiedevano ma professore era lei in televisione l'altra sera, lui negava fino alla morte. E quindi fino a un certo punto c'è stato questo divario, poi invece nell'ultimo periodo aveva voluto unire le due cose, tanto che insomma sono stati fatti dei concerti nella scuola. E voglio ringraziare ufficialmente la scuola perché so che è stato fatto un gesto bellissimo e appunto un auditorium, l'auditorium è stato intitolato al babbo, quindi io vi ringrazio qui pubblicamente perché è stato una
cosa molto importante. E adesso io cedo il microfono. L'unica cosa, volevo ringraziare tutti gli spettri, Dennis, che sono esistiti al mondo. Cioè, aspetta, dietro a questo discorso, quando gli dicevano, ma professore, ma lei, che l'ho visto in televisione ieri, no, lei è mio fratello, diceva. No, io volevo dire una cosa, cioè quando c'erano gli spettri, no, gli spettri, però bisogna ricordare anche dei cari amici che hanno suonato con noi, e soprattutto Enzo ci teneva a conoscere Giorgio Di Ruvo, Alessio Rogai, Ubaldo, Giuliano, questi ragazzi, vecchi ragazzi, hanno suonato con noi ed è stata una vita bella. Grazie. Visto che l'hai chiamato il videoclip dell'Abito Blues, così la Hoffman, però prima, aspettami Marco, prima, sempre per motivi istituzionali, chiedo a Mirko Ruffilli di venire un attimo, da tutti conosciuto come Dinamo, perché era nei Dinamo, da tutti conosciuto, suonava nei Dinamo. Lui ha una delega da parte del Comune, questo fa grande, secondo me, il Comune ha una delega alla fiorentinità. Quando c'è qualcosa, ora ce lo racconterà, quando c'è qualcosa che valorizza la fiorentinità in tutti i settori, c'è una cosa trasversale, viene chiamato lui che con la fascia va in quel luogo. C'è la sala prove. Dov'è? Qual è? Non lo so. Dov'è la sala? Qual è la sala? La cantina, sentivo dire. La cantina, dov'è? In via? Via Ghibellina. E lì bisogna andare. Sì, bisogna dire di chi è, non so, bisogna sentire se sono contenti loro, se noi. Allora no, buonasera, intanto Giancarlo mi può bene, ma insomma da tutti conosciuto come Dinamo, anche no, però, no, diciamo che è il mio nome, però era il nome che usavo quando suonavo, perché avevo una band, ed è rimasto quello perché il mio cognome sembra strano, ma è difficile, me lo sbagliano tutti, quindi Ruffilli, o la doppia F, Rufindi, Rufigni, e allora Dinamo, e faccio prima... No, io voglio ringraziare, devo partire dai ringraziamenti, perché come ha detto Giancarlo, sono un consigliere comunale del Comune di Firenze e ho questa delega alla valorizzazione della fiorentinità, che spesso sembra un po' un balocco, ma che in realtà ha un valore importante per la nostra città, perché insomma Firenze è conosciuta in tutto il mondo grazie anche proprio al genio fiorentino, ma soprattutto a coloro che la vivono ogni giorno e che tramite la propria arte l'hanno fatta conoscere, quindi non soltanto i fiorentini doc, come dico sempre io, perché Firenze non è fatta certo dai fiorentini con il marchio di fabbrica, ma è fatta da tutti coloro che la amano e che la vivono. E sicuramente la musica, io vengo molto da quel mondo lì, perché per tantissimi anni ho fatto musica, insomma una quindicina d'anni, quindi insomma diciamo che ne ho fatta per un po' di tempo. E la musica è stata sicuramente a Firenze, Firenze per la musica è stata sicuramente un centro importante, soprattutto negli anni 80, va detto, perché poi fino almeno a tutti gli anni 90 abbiamo raccontato come città musicalmente e abbiamo, no, espresso in più anche generi musicali la città, insomma, nel senso che loro sono l'espressione di un mondo che non era particolarmente fiorentino o, come dire, di moda in quel momento. Firenze, New Wave, il rock di Litfiba, Dark, però ecco, in tutto questo mondo uscivano loro, e io me li ricordo benissimo, uscivano loro con questo modo di spaccare anche un po', no? Spaccare un po' anche quel momento storico di musica, o il momento comunque che Firenze stava vivendo, come si diceva prima, fra il dark, e poi nasce dopo un po' il pop, no? Quando arriva dagli anni 90 in poi, con i cantanti famosi. Però ecco, la fiorentinità, alla fine, essendo uno degli aspetti a 360 gradi del racconto della città, è naturalmente dentro la musica, quindi l'espressione della fiorentinità non è altro che il genio, diciamo, di ognuno di noi che mettiamo in quello che facciamo, e non è soltanto eccellere in tutte le maniere, ma quando io ho sentito lui, poppami la fava, scusatemi, però è in quella semplicità, in quella naturalezza con cui Vincenzo, in quel modo di raccontare, racconta come siamo noi. Cioè lì, lui in quel video, è fiorentino, pieno, cioè totale.
ma nella semplicità, e ho sentito tantissima fiorentinità qua nel sentimento con cui noi affrontiamo le cose, con la semplicità ma con la profondità che poi noi sempre manifestiamo. Valeria, la figlia, ha detto una cosa bella, importante, secondo me, un po', l'ha detta un po' così, ha detto una roba, cioè ha detto che la storia di una band è la storia della vita, no? Delle vite. Ecco, perché alla fine le band raccontano le vite, raccontano, io ho fatto parte di una band per 10 anni e sono forse le cose più belle quelle non raccontate, non viste, che poi fanno in realtà la vita di non soltanto delle persone che suonano, ma di tutte quelle che gravitano. Mirko Dormentone prima ha detto una comunità, ha detto valori, ecco, sono parole importanti e secondo me qua se ne respira tanto. E io devo ringraziare loro perché hanno fatto la storia veramente della musica fiorentina, ma non soltanto, come abbiamo già detto. Però l'avete lasciato, ma siete qua, e lasciate questo, lasciate, e lo promuoviamo ancora grazie a Giancarlo oggi, questo, il sentimento, questo, cioè la rappresentazione di una comunità. Una presentazione di musica, ma valori importanti da portare avanti e da amare ancora. Quindi io vi ringrazio, ringrazio Giancarlo, ringrazio Elisa, ringrazio tutti quelli che qua hanno portato il loro contributo. Voglio dire solo l'ultima cosa. Oggi la musica soffre, secondo me, lo voglio dire, lo dico, e soffre, secondo me, Firenze in particolar modo sulla musica soffre. Elisa prima ha detto che c'è un'associazione e loro hanno un progetto molto importante, si chiama Firenze Suona, un contest che valorizza la musica emergente. Io lo dico, bisogna essere primi noi ad ascoltarla, primi noi a valorizzarla in ogni momento, insomma, se possiamo abbracciamo musicisti perché ci hanno bisogno, ecco. Grazie. Allora, stai Mirko, nonché Ruffilli con 4F, il prossimo disco dei Dinamo lo produce lo Sperimentale. Pronto con il videoclip, ora vediamo Hoffman, Strino, Cosa, sull'abito blues e poi altre chiacchiere. Right now.
yeah! Velocemente vi do un'anticipazione, no, su quello che succede adesso. Mandiamo in onda due contributi a dimostrazione della fiorentinità internazionalità dei Dennis and the Jets di Vincenzo, e quindi ci colleghiamo con gli Stati Uniti. L'abbiamo fatto a inizio con un ricordo, ora andiamo a Seattle perché questi ragazzacci hanno seminato anche a Seattle, dove hanno fatto un concerto davanti a 15.000 americani, non italiani, che gli hanno chiesto 3 bis. Cioè, non so se mi... Non si sono fatti perché c'era stanchi. Come? Tractor. Allora Marco, prima mandiamo in onda il contributo dagli States di Dennis Caldirola. Ok, ci sei? E dopo ritorniamo a ribadire l'importanza di Arbore nel loro percorso, perché come ha detto Donatella Alamprese, c'è stato l'ultimo dell'anno, c'è stato, lei ha accennato anche a Doc, e abbiamo la prova. Allora, seguiamo, come vuoi, uno dei Arbore, è questo qui, però prima Rockabilly, poi i due pezzi, poi arriveremo a questo strumento. Non capisco cosa c'entri, però ci proviamo. Allora, se siamo pronti, Marco, i due video, vai. This song is dedicated to the memory of a good friend, Enzo Ponticello, who passed away a couple months ago. Many, many years ago, Enzo, his two brothers and I formed a rockabilly band in Florence, Italy, called Dennis and the Jets. And we toured for a couple of years, recorded some, and I finally left for the United States. Enzo took over as the lead singer, the band leader, and in effect became Dennis. So for about 3 decades, I always had a little piece of Florence left in my heart, and hopefully there as well. Vecchio amico, questo è per te. Camminando solo lungo il marciapiede, forse mi suono che veniva di là. Apro quella porta, vedo tanta gente, vanno ogni notte, sta cantando così. Rock, rock, rock. Rock, rock, rock.
Peter. Come in questo caso. Avete trovato proprio quella roba là? Sì, perché ospiti di Doc arrivarono i toscani Dennis and the Jets, band rock and roll, rockabilly di quel periodo. E naturalmente Ponticello se ne è andato poco tempo fa. Mi dispiace molto. Il Gianni Flagello si chiamava. Eh sì, amici del caro Ernesto De Pasquale, grande giornalista che ci manca tanto, però tu, vedendo i cinturoni, le scarpe a punta, le cose, ho detto no, qua una cantata me la devo fare, e infatti. E insomma, vabbè, ti vediamo, le cose giovanissime. Siamo tornati qui dal vivo ad hoc, musica di alta denominazione di origine controllata, sul palco di Dennis and Jets. È un momento molto particolare perché a questo punto vi devo presentare un ospite, uno showman completo, cantante, mangiafuoco, mangiabicchieri, saltatore in avanti e indietro e tutto il resto. Ve lo presento dagli Stati Uniti, Larry Tree! Mi sento emozionato come un bambino. Ecco, io vorrei sapere, vorrei parlare un attimo, lei ci dovrebbe parlare un attimo del suo esordio artistico, come ha iniziato la sua carriera? Ma io cantavo nel coro della chiesa, quello dicono sempre così loro, sì. Che sono tutti... Il padre predicatore Battista. Il padre predicatore Battista, John, mi ha insegnato i vecchi canti gospel. Sì. Dopodiché io sono andato avanti e ho imparato però benissimo... Wow, come bella l'uva fogarina, che è quella che fa, oh come bella l'uva fogarina. No, un momento, abbiamo capito, ma io volevo parlare con lei, sì, poi del suo primo grande successo discografico, ecco, quale vogliamo esatto? Parlare, numero, se non lo sento, il mio grande successo discografico. Ed esecuzione termineranno tra 10 minuti. La biblioteca chiuderà alle ore 19. Capito, non mi ricordo. Io volevo scrivere una canzone che non mi ha mai scritto in napoletano, che poi dovrebbero scrivere o te ne vai tu o me ne vai chi, che è un vecchio classico, però non sono mai riuscito a scrivere bene la musica perché il testo... Che vergogna! Sto sudando freddo sotto gli occhiali, vorrei... levarmi questo pensiero. Anche per il pubblico, anche perché dall'altra parte se vedo penso che ci stanno tutti i ministri così mi stanno pensa a quelli della sera. Un attimo, scusa, puoi sollevare un attimo la tua scarpina? Eccola qua, tutto leopardato, ragazzi, ma ecco, leopardato. Ognuno deve avere l'attrezzatura, tutti oggetti personali. Io sono onorato di cantare stasera con i miei amici Dennis and the Jets e di fare un bel rockabilly, anzi un bel rock. Cosa ci presenta adesso? Canterò dal mio ultimo LP, Pippa Blula. Bene! She's my baby, 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 my
Vai, vai, vai. Bravo, bravo. Avete già sentito la voce dell'aeroporto che dice che bisogna chiudere fra un po', però io ho ricevuto tantissimi messaggi, veramente tantissimi. La scaletta che abbiamo fatto era il doppio di quella che vi abbiamo presentato, questa dimostrazione, come si diceva anche prima, che chi ben semina raccoglie amicizia legata alla musica. Chiedo a Valeria se mi sono dimenticato qualcuno, tipo matrimoni, compleanni, eccetera. C'è qualcuno? C'è Emanuela? Se velocemente viene a raccontarci questo episodio, se... ti alzi, se no non ti sentiamo, perché Enzo era talmente disponibile che... Ti organizzo io. Andiamo al, ti organizzo io al Pozzino, dove loro suonavano in occasione delle... Ed erano tutti loro, tutto il complesso. Quindi niente, io ho voluto chiamare Valeria perché ho ricevuto questo messaggio in cui lei diceva se avete qualcosa da raccontare, che è una cosa un po' così informale, però lo ricordo volentieri perché questo fu il suo regalo per i miei 50 anni di compleanno. Cioè ci sarebbe da ripartire da capo. E ho un altro episodio, correggimi se io so addirittura che Babbo andava a suonare ai matrimoni come regalo per gli sposi. Ha suonato anche al posto. Ma, cioè, abbiamo gli altri no. Benissimo, abbiamo il DVD del matrimonio, 4 ore, ce lo vediamo. No, non abbiamo tempo. Stefano, scusami, ma che cos'è? E perché tu sei qui? Ah, se tu c'hai l'amplificazione. Allora, questa è un'arpa che hai sistemato, vedo, con la luce. Che cosa ci proponi? Perché? Questo percorso un po' fra l'interiore, eccetera. E Stefano Melani aveva composto questo pezzo che si chiama L'Approdo, che è l'approdo di questo personaggio, insomma, che passa per una serie di esperienze. E mi ricordo che disse: mi sono ispirato in qualche modo alla musica celtica e non so se sono riuscito. E io ho detto: guarda, ci sei riuscito talmente che c'è un pezzo scozzese che lo ricorda, lui non l'aveva certo mai conosciuto, è un brano, diciamo, della tradizione scozzese, si perde nella notte dei tempi, però nel 1700 Robert Burns, un grande poeta scozzese, divise un testo che si chiama Jamie, è Giacomo, il diminutivo di questo re Giacomo del Medioevo, che aveva fatto moltissimo per la cultura e la musica scozzese. Io vorrei fare questa cosa, appunto, quello che ho fatto con loro nel disco e in alcuni concerti, facendolo precedere da appena appena una strofa di questo pezzo scozzese che canto così. E però volevo dire, a proposito di Enzo, le cose vorrei dire tante, ho preso le ultime volte che ci siamo visti, Eva, ecco, quello che colpiva di Enzo è questa grande capacità di ironia, questo scetticismo, paura che non riuscissero le cose, vedere sempre negativo, quasi fosse un esorcismo nei confronti della realtà che si piegasse a favore, insomma. E poi questo spirito, chiamerei naif quasi, di una sensibilità, di un entusiasmo. Mi ricordo mentre eravamo in sala all'Arione 10, io tirai fuori l'armonica, feci questa melodia,
e lui subito, bello, bello, come tante altre volte, insomma, veniva fuori con questi entusiasmi, che poi, devo dire, era un po' la caratteristica di tutti questi del gruppo, fratelli e non solo. Suonare era come le prime esperienze da ragazzi, ecco, è rimasto nel tempo. E forse per fare la musica con questa fedeltà ci vuole proprio questo spirito. Enzo era un campione da questo punto di vista. Ecco. Solo musica sperimentale. Solo musica sperimentale. Questo è un pezzo che faccio precedere, che poi dovete sapere, noi si sta mettendo su come questi trail uno spettacolo in cui abbiamo previsto di riprendere questo pezzo scozzese con grandi corna di chitarra sotto per dare di forza, e poi finalmente, perché l'avevamo pensato molti negli anni Ottanta, e non riuscivamo ad andare avanti perché mancava qualcosa. Il proseguimento è proprio la prova. Sembra proprio un'evoluzione, e quindi lo metteremo su. Faccio senza My seven blossoms for Jesus, but now I greet round them, but in the yard, it broke the sweetheart of my faithful old dame. There'll never be peace until Jimmy comes home. There'll never be peace until Jimmy comes home. Thank you.
Siamo al guizzo finale, l'ultimo brano è registrato. Questi sono i fan. Il penultimo, il terzultimo, non lo so, cioè nel senso, se sarà. Sì, un secondo solo che se no parte l'aeroporto, dimmi. Vai, ne facciamo ancora un altro, dai. Volevo solo raccontare, io sono stato un po' un road manager di Dennis, Andrea Verdi, e volevo solo raccontare un non compleanno, un secondo solo, perché lei ha fatto il compleanno 50, io volevo organizzare quello per i 30, e abbiamo organizzato dappertutto mille cose, io tra l'altro, ricordando quello che Valeria diceva della Piena, io vengo dal paese da dove tutto è nato, da tutto cominciato, perché vengo da Stira, dove nasce l'Arno, e organizziamo il mio 30° compleanno, per farla brevissimo, raduno gli amici con un pullman, andiamo in Liguria, del ritorno dovevamo fermarci ad Aulla in un agriturismo, era il lunedì di Pasqua e dovevano venire i Dennis. I Dennis non sono mai arrivati perché c'era un ingorgo colossale e per me il mio compleanno è finito con un magone in lacrime, io ero nel pullman, tutti mi guardavano, io piangevo perché non ho avuto pace fino a che l'anno successivo in un altro agriturismo abbiamo organizzato, abbiamo fatto i 31-1. Grazie. Allora vi lascio con questo live che è del 2015 ed è l'ultima volta che io ho presentato i Dennis. È all'ospedale Palagi. Con una finta litigata tra me e Vincenzo perché lui voleva presentare, io dovevo cantare, eccetera, eccetera. Tutti gratis. Lo studiamo. Yeah, fai un fermo immagine, fermi. Avete presente questo palco? A parte ringrazio Gerardo che mi ha portato questo video, eccolo là. Avete presente questo palco? Questo palco via. Il treno, l'aereo. Il palco era piccolino perché questo era lo spazio, però nonostante questo una grande band, erano sei sul palco,
si misura non dai centimetri ma dalla passione che esce. Questi erano Dennis and the Jets e questo era Vincenzo. Grazie. Questo sembra olio, ma è Vincenzo. Grazie a tutti di cuore, veramente di cuore, cuore, cuore.